Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo secondo episodio della serie di Huffle Crafter. A proposito, buon Natale e buona vigilia. In questo video, ragazzi, faremo, come avete letto dal titolo, una cosa di particolare. Anche se non l'ho scritto sul titolo, vabbè, faremo il nostro secondo video della serie di Huffle Crafter e allo stesso tempo faremo il primo episodio della serie fabulare. Non è una fabulare perfetta e vi ripeto, da come avete letto dal titolo della miniatura o del video, oggi parleremo del cappello parlante. Sarà una serie dedicata a questo oggetto magico che ti smista nelle quattro case di Hogwarts: Tasso Rosso, Corvo Nero, Grifondoro, Serpeverde. Ho pensato a qualcosa di speciale per uno degli special natalizi. Ragazzi, noi ci vediamo stasera per il secondo special natalizio e ciao! Godetevi la fabulare! Pulci tra i capelli, signor Mastro Huffle? No, cappello, sono venuto a dirti se hai fatto bene a smistarmi in tasso rosso. Per generazioni in generazioni, la mia famiglia è stata solo smistata in Grifondoro. Mi chiedevo se è giusto. Non so più ormai qual è la mia via. Ah, fedele e leale alla scuola. Tasso rosso era perfetto per te. Ma sinceramente le pulci tra i capelli non mi interessa. Vai ai fatti. Volevo solo dir che saresti stato bene tra i Grifondoro, cavalleresco, coraggioso. Cappello, ti stai sbagliando. La via scelgo, ma la via non trovo. Giuro che se non son bello, io mi scappello. Certo che quel cappello è proprio strano. Non mi dà neanche le risposte che cerco, indovinelle senza senso. E perché ogni volta che vado devo sempre pronunciare la doppia S? Cosa che mi fa arrabbiare. Ma che cosa? Perché sto fruttando in aria? Ma che cosa? Aia, che male. Ma cosa sta succedendo? Io sono qui. Ma chi sei? Chi è che sta parlando? Io comando tutto. Cosa? Chi sei? Dunque tu sia, fatti vedere. Io governo tutto. Cosa sei? Fatti vedere. Oh, tu mi hai già visto e molto prima. Che significa tutto ciò? Ah, lo scoprirai. La tua mente ora è controllata. E gli altri, tutto questo non lo vedono. Io posso comandare chi voglio e chi più. Fatti vedere! Come non riesci a vedermi? Io sono qui per farti ammattire. No! Vattene via! La testa! Tu sai bene chi sono. Accetto solo pulci nelle orecchie e nei capelli. Che cosa hai detto? Ma questa è la fase. Ah, il collo! Che male! Io ti ho detto che controllo. Vattene dalla mia testa e da qui. Io posso farti ammattire? No! La schiena! Se davvero sei un vero combattente, fatti vedere! Ora! Cos'era tutto ciò? Se n'è andato. Se n'è andato. Non smetterò mai di stupirmi di questa scuola. È solo da qualche mese, è il mio primo anno. E già, tutto accade. E poi avevo una voce simile a qualcosa che. Sì, infatti. Come ha detto lui, conosco e ho già visto.
Mi sembra abbastanza strano. Vado alla tana intanto. Ho bisogno di qualcosa di caldo. Chi sarà mai questo tizio? Questo spirito magari. Ehi, Affel, ti senti bene? Tutto bene, Robs. Sono solo un po' sudato. Ehi, Affel, ti senti bene? Sì, grazie, Anita. Sono stanco. Metto un po' qui davanti al focolare. Ne avrò davvero molto bisogno. Dopo quel momentaccio. Mi sento già al calduccio. E al sicuro. Bene. Bevo un po' una burro birra. Mi sto un po' qui a rilassare. Intanto che sto qui, posso scrivere il mio diario. Anche se credo di non scrivere molto. Ho le mani tutte impiccate. Ho le mani tutte deformate dopo quello che è successo. Ma andiamo con ordine. Cosa potrei scrivere? Caro... No, non è una lettera. Scriverò 24 dicembre 1984. Non so più cosa scrivere ormai. Tutto non è normale. Non è normale. Ad Hogwarts. Perché? Chi è questa entità che mi perseguita? Non riesco neanche a più scrivere dopo questo shock. E sinceramente mi sono scordato di tutto e di tutti. Questo non lo scriverò. Scriverò solo qualche nota. È quel che mi basta. Non mi serve nient'altro. Mannaggia. Scrivo. Mi sento, non so perché, mi sento un tantino stanco. Già che ci penso, ho tanto sonno. Non so perché, non riesco neanche più a pensare, a scrivere. Non riesco neanche a scrivere se penso. Perché? Ma chi era poi? Avevo una voce simile a... Che fatica. Oh, mi fa anche male tutto. La schiena, di nuovo. Io smetterò di scrivere. No, devo finire. I miei compagni devono leggere questo. Si devono rendere conto che forse sono anche in pericolo. Continuiamo a scrivere. Resistiamo. Mi sento peso sugli occhi e sulle spalle. Come se mi cadesse il mondo addosso. Ma non mi arrendo. Io continuo a scrivere. Sì. No. Non lo so. Io scrivo. Scriviamo. Ora, però, il respiro va sempre più lento. Cos'è? Per caso è una prova? No, io non mi distraggo, scrivo. Devo scrivere non. Un ultimo sforzo. Ce la posso fare.
posso. Ma cosa mi è successo? Ma per me era questo diario. Quello spirito l'ha infettato. Cosa fai? Lo brucio. Lo metto nelle fiamme, il luogo dove deve stare. Ehi, è tutta buona carta quella. Non mi interessa, era malvagia. Ah, i giovinacci di oggi. Sta zitto, Filch. Ero sotto una sorta di trance prima, anche quando ho sentito quello spirito. Io vorrei risposte valide, che siano giuste. No, qui non ci sono libri. Ho bisogno di un libro. Di un libro riguardo a questo spirito. Potrebbe essere un poltergeist o un molliccio. Nessuno lo sa. Per me forse ancora più potente di questa entità. Ci scommetto. Provo a controllare sotto il mio cuscino. No, non c'è niente. Se adesso ci metto tutti i miei libri ora non c'è niente. Vero, li ho lasciati a casa. Quel giorno ero in ritardo, quindi li avevo lasciati a casa. Ma ora non mi interessa. Ora vado alla sala grande. E una volta arrivata alla sala grande mi ritrasporterò in un luogo dove troverò finalmente risposte. Eccoci qua. La smaterializzazione è un po'... arpa. No, non mi serve. Bene, andiamo al ciottolo della polvere volante. No, non mi servono i fiori in questo momento, mi serve qualcosa di più. Andremo alla libreria, luogo davvero importante. Aia, aia, sono incastrata nel terreno. Devi imparare meglio a smaterializzarmi. Shh, scusate. Qui non si può neanche... Scusate ragazzi, qui non si può neanche urlare, nemmeno parlare. Bene. Questo libro, controlliamo che cos'è. Enciclopedia del Corvo Nero. No, non è questo libro che sto cercando. Sono uscita. È faticoso, tutto così faticoso. Aspetta un attimo. No, qui non c'è il libro che sto cercando. Ai, ti muovo quel trans, il collo. Cosa succede? Aia. Questo è proprio un po' per questo mondo. Questo è fico per di me. Illusioni, Mullicci e Poltergeist. Ecco il libro, Illusioni, Mullicci e Poltergeist. Perché si trova quello qua? Chissà se è il destino che me l'ha riservato. Io sinceramente non lo so. Questo libro si legge a pergamena, quindi lo apriamo. Ecco, quindi lo apriamo. Leggiamo. È un diario, sì. 24 dicembre 1784. Questo è stato scritto 100 anni prima. Oggi è accaduto tutto stranamente. Le pareti diventavano trasparenti. Si vedeva il sottovuoto e si vedeva il cielo. Qualcosa mi spaccava le ossa e mi contorceva. E impazzivo lentamente. Sinceramente non so cosa sia accaduto. Potrebbe essere stato un molliccio, un poltergeist o uno spirito malvagio. Qualunque cosa sia, alla fine mi ritrovai solo sveglio davanti al cappello parlante, alla sala comune, alla grande sala, cioè. Queste rappresentano le note dolenti del Duca Tasso, prefetto Tasso Rosso. Il Duca Tasso. Però
ho appena trovato le risposte che cercavo. Meno male che... Allora anche questo qui ha subito una sorta di trance, allora. Molto bene. Ora ho scoperto... Forse ora ho scoperto chi è questo molliccio o poltergeist. Ho scoperto anche forse chi è l'entità. Bene. Dopo questa bella letturina... Io me ne vado. Intanto vado a cercare... No. Basta cercare. Ora ho deciso di andarmi a fare un giro. Un giro normalmente. Come una persona normale. Senza preoccupazioni. Senza... Niente di niente. Ora vado a farmi un giro. E vado un po' a rilassarmi. È da tanto tempo che non mi rilasso. Esco un po' da Hogwarts. Chissà dov'è la via per uscire. Di solito io non so quasi niente di questa scuola, per meglio dire. Sono i primi anni che la visito. Allora, ecco, questo è uno dei portoni. Ah. Non so il perché, ma oggi ho una bella voglia di farmi un giro sulla scopa. Prendiamo la nostra Firebolt e andiamo! Via! Finalmente! Ma perché? Non so perché, ma... Sento un po' i muscoli... sciolti. Vabbè, ma cosa... Ma perché? No! Ciao! Io sono tornato! Ricorda che sono dovunque. Vattene! Vattene via! No! Ma perché? La scopa ha preso il malocchio! No, devo... Che ci faccio nell'aula di difesa contro le arti oscure? Aspetta un attimo. Ora ho capito chi è il responsabile, ma lo so con certezza. Vado alla sala grande ed è ora di una bella interrogazione. Faccia a faccia. Perché mi trovo nelle cucine? Ma che diamine... Devo ancora imparare meglio a smaterializzarmi. Eccomi qua. Ora gliene dico quattro a quel cappellaccio. Gliene dico ben quattro, anche 10. Non si può permettere di prendermi in giro. Cappello! Svegliati! Adesso! Ah! Bravo! Hai scelto la giusta via. Sei stato tu tutto questo tempo e neanche me l'hai detto? Ma certo. Pensavi che te l'avrei detto? E perché l'hai fatto? Molti tratti rappresentano la tua personalità, Mastro Huffle. Coraggio. Lealtà. Intelligenza. E... megalomania. E tutto ciò era fatto tutto apposta per farti vedere di che casa eri. Tu hai le virtù di tutte le quattro. In teoria io costituisco le intere case di Hogwarts. Esattamente. E ricorda, la via non cerco, ma neanche la trovo. Se io non son bello, io mi scappello. Ricorda il detto, anche se è stupido. E fanne tesoro. Di questo detto, cappello parlante, te vai. Segui la tua strada e nessuno mai ti fermerà. Giusto.
Ora non mi preoccupo più. Ora so chi sono e di che cosa sono e rimarrò per sempre un tasto rosso. Ragazzi, io vi ringrazio di avermi accompagnati in questo viaggio. Vi ringrazio davvero di tutto per avermi fatto capire chi sono. Ciao e vi auguro buon Natale con tutto il mio cuore.